Buongiorno a tutti e bentornati sui nostri canali. Nelle ultime due puntate vi ho mostrato come l'inverter può agire sia in alta che in bassa velocità. Abbiamo preparato insieme un gelato e una ganache al cioccolato. Oggi invece vi voglio mostrare come è possibile salvare una ricetta personalizzata da eseguire in modalità automatica. Vi ricordo che la MasterChef, nel suo ricettario, ha già a disposizione 21 ricette già salvate. Ci sono poi 9 cicli liberi a disposizione dell'utente. Oggi vi farò vedere come salvare la ricetta della pâte à choux. Questa, infatti, è una delle ricette che maggiormente ci viene richiesta. Il ciclo di produzione della pâte à choux prevederà una prima fase di riscaldamento caldo a 100 gradi centigradi. La velocità sarà la 4. A questo punto avremo un periodo di cottura a 100 gradi alla velocità 5 per 5 minuti. Arrivati a questo punto, dovremo raffreddare il prodotto a 65 gradi alla velocità 4. Sarà ora il momento di aggiungere le uova, quindi avremo 10 minuti di agitazione alla velocità 7, mantenendo la temperatura e il raffreddamento di 65 gradi centigradi, sempre in freddo. L'ultima fase del ciclo prevederà un raffreddamento finale della massa alla velocità 4 a 20 gradi di temperatura. Vediamo ora l'ordine di immissione degli ingredienti. Fin da subito metteremo i liquidi, acqua o latte e i grassi, burro in questo caso. Dopo la prima fase di riscaldamento, in questa fase sarà necessario aggiungere la farina. Dopo 5 minuti di cottura e una successiva fase di raffreddamento, quando il prodotto raggiungerà la temperatura di 65 gradi, sarà il momento di aggiungere le uova. Attenzione, è importante aggiungere le uova un po' per volta durante il trascorrere di questi 10 minuti ad alta velocità. Una volta inseriti tutti gli ingredienti, completeremo con il ciclo di raffreddamento. Salvare ricette ed eseguirle in modalità automatica mi darà una sicurezza nella standardizzazione del prodotto, mantenendo la qualità sempre alta. Per salvare una ricetta personalizzata, ci basterà, da macchina in stop, premere il pulsante REC. A questo punto la macchina mostrerà il primo programma libero disponibile, in questo caso il numero 2. Arrivati a questo punto possiamo iniziare a programmare ogni singolo passaggio secondo le nostre esigenze. Il primo passo, come abbiamo visto dal disegno, prevede un riscaldamento a 100 gradi alla velocità 4. Per passare allo step successivo ci basterà premere un'altra volta REC. Il passaggio 2 sarà un riscaldamento a 100 gradi alla velocità 5 per un tempo di 10 minuti. Il terzo step prevederà un raffreddamento alla temperatura di 65 gradi alla velocità 4 . Passiamo ora al passaggio numero 4, che prevederà un raffreddamento, quindi raffreddamento
a 65 gradi. Alla velocità 7. Per un tempo di 10 minuti. Il passaggio numero 5 prevederà infine un raffreddamento a 20 gradi alla velocità 4 premendo due volte REC la ricetta verrà salvata. Una volta terminato il salvataggio della ricetta, premendo il pulsante del ricettario, la ritroveremo all'interno del menu. In questo caso, il nostro programma numero 2 fa riferimento alla pâte à choux. Abbiamo la possibilità di salvare fino a 25 passaggi. Abbiamo versato ora acqua e burro. Abbiamo attivato in questo momento la ricetta della pâte à choux che abbiamo visualizzato a pulsantiera come ricetta personalizzata numero 2. Ad ogni step concluso la macchina ci avvertirà con un allarme acustico. MasterChef sarà il vostro braccio destro. Mentre voi attiverete un ciclo, avrete la possibilità di svolgere altre mansioni senza preoccuparvi di dover controllare costantemente la cottura o mescolare un prodotto. Aggiungiamo la farina e proseguiamo con il ciclo. Aggiungiamo le uova poco per volta utilizzando il coperchio nella sua apertura parziale. Standardizzazione del prodotto è fondamentale in una pasticceria moderna. Infatti, MasterChef riprodurrà sempre nello stesso esatto modo le ricette come da vostre indicazioni. Organizzazione, razionalizzazione, qualità del prodotto finito. Infatti, con la MasterChef è possibile produrre grandi quantità ma anche piccole quantità di prodotti mantenendo le stesse caratteristiche standard di qualità. Produrre piccole quantità di prodotto in tempi brevi mi permetterà di avere sempre prodotto fresco all'interno del mio laboratorio di pasticceria, della mia cucina o della mia gelateria. Per oggi è tutto, con questo video concludiamo la MasterChef Week. Spero che i miei consigli vi siano stati utili. Ovviamente rimaniamo a vostra disposizione per le vostre curiosità. Non esitate a contattarci nei nostri canali ufficiali. Potete contattarci tramite email sul nostro sito oppure tramite i nostri canali social. Vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao!